L'incubo di Miregoan, colui che ha traumatizzato i Super Saiyan e le unit di colore giallo. Sto parlando di Cooler LF, la nostra lucertolona preferita che potrebbe ritagliarsi un piccolo spazio in questo meta grazie all'uscita di Kid Buu. E allora, ragazzuoli, torniamo a far piangere il povero Gon LF. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a giocare Cooler LF, che grazie all'uscita di Kid Buu forse è tornato un minimo giocabile. Come tutti ben sappiamo, lui è il counter naturale delle unit di colore giallo. Grazie alle sue strike può bloccarle e shottarle in poche carte. E oggi punteremo proprio a questo grazie alla lineup che vi farò vedere, ovvero Movie con Zenkai Bench, Gogeta e supporto di Pan. Detto questo, vi lascio con il video. Allora, primo game, mi fa un po' ridere che siamo contro Miregoan, porello. Ormai è perseguitato da questo personaggio. 9.44 che però basta, non ha blu, quindi non prendiamo nessun neutro, ma non ci interessa. Non abbiamo appunto colore a sfavore contro, ed entra subito, eccolo qui. Mirai a fermarci la combo. Ok, vediamo se droppa. Io rimango con Pan, tanto. Ora vediamo il ki. È bloccato, ok, vai. Facciamo così. No, c'ha la verde bloccata. No, che è sta strike in full screen, cattivissimo. Bene, special move. Ancora no. Devo prenderla con lui. Non mi paralizzare per favore. Perfetto. Bene, bene, bene. Basta che non mi paralizzi. Ho sempre special green bloccare. No, ma come Racing Crash? Racing Crash al 156, tirando 7 carte precise. Ormai è una costante questa roba. Vai. Vai. Grazie, ma vorrei giocare. Ok, vabbè, questa ultimate non ci fa assolutamente nulla. Anzi, la prendo proprio con Cooler. Non è neutra perché non ha un compagno morto, quindi ci farà davvero poco e niente. Eccoci qui. Mamma mia, se ti prendevo. Mamma mia, quanto hai rischiato. Quanto hai rischiato. Mi accontento a tirare due strike su Rosé. Solo questo, ma hai rischiato tantissimo, Mirai. Quanto ti vorrei spaccare la testa? Una strike e muori tanto. Ne basta una. Non ne bastano tante. Flash 958. Va bene, va bene, va bene. Non il massimo dei Clash, però basta. Dai, fatevi entrare con Cooler in combo, vi prego. Cooler su Mirai, prendiamo la kill e godiamo anche. Altra verde. Il Cooler è pronto tra poco. Oddio, c'è quel gauge, eh? Da poter sfruttare, però vabbè. Mamma mia, sempre così, oh. Oddio, mi sa che è morto. Non è lockato. Però non penso che Mirai possa tankare questa ultimate. Colore a favore 2.009, abbiamo l'anti Super Saiyan. Vediamo. E infatti. E infatti non la tankerà per nulla. Niente, peccato, pensavo di assunti con qualcosa. Vabbè, muori Pan. Tieni sta ultimate, perfetto. Sacrifichiamo Pan, adesso dobbiamo semplicemente concludere il game grazie a Racing Crash, ultimate di Gogeta e magari qualche strike di Cooler. Ovviamente oggi andremo a caccia di un Kiddo. Un Kiddo devo beccarlo. Ok, ottimo. Bello, bello, bello. Svegli anche i danni. Racing Crash. Allora, in teoria dovrei avere full strike in mano oppure special green. Ok, il ragionamento è giusto. Muore Rosé, rimane solamente il Purple. Il game è praticamente finito. Vediamo se mi concedo il lusso di una Wiiscreen con Cooler. Vedi, non c'è il Vanishing. Perfetto, sì. Tanti Panic Swipe che portano alla fine del game. E il nostro Cooler, a quanto pare, picchia ancora bene in questa lineup. GG, guys. Allora, questo video non è un altro anti-kid, non voglio andare a caccia del personaggio. Però almeno un Kid Buu sarebbe gradito, dai. Questo Cooler vuole il sangue. Vuole ammazzare quel nano di colore rosa. Vabbè, ci accontenteremo nel purgare questo future. Ok, troppo Zamasu è un brutto avversario. Un cliente scomodo.
Però se Gojira secondo me possiamo shottarli. Che sono tutti questi Panic Swipe? Ehi, andiamoci, verde? No? Ok. Va bene, va bene. Caricami questo gauge. Vai, vai, vai. Ottimo. Ah, ok. Ma mi sembra un po' troppo. Un po' troppo mi sembra, non lo so. Però, vediamo. Magari mi one shot e mi sbaglio, eh. E infatti, mi sembrava leggermente affrettata questa ultimate, però. Allora, verde. Orienta anche Gogeta, special move in mano, sicuro. Ok, ma strike ultimate lo ammazzo, vediamo. Ah no, prendo subito Zamasu, ha fatto bene. Allora, lo mettiamo Gogeta, via Rising Rush e... quello ancora troppo, anzi. Questa ultimate... con l'ultimate l'ammazzerei anche, ma ho paura di Gogeta dietro. E non vorrei spiegarla come ha fatto lui, quindi a questo punto andiamo di special, tranquilli. Peccato. Lo kick attack gli toglieva la prima vita almeno. E che è sto strike in full screen? Pensavo si fermasse a metà. Rising Rush. No, perfetto. Perfetto, allora qui subisce sta SM. O... no, beh, penso metà Gogeta, dai. La scelta più... no. Bene, addio all'endurance di Zamasu, si gode. Troppino? Però me lo potevo immaginare. Aspettiamo, e aspettiamo anche tanto. Ottimo. Cado, dove prendi il timing? Proviamo a schivare? Abbiamo provato male. Oddio, forse non è morto però, forse siamo vivi. Bravo. Calmati. Ottimo. Boh, non lo so, ci provo. Lo trasto. Tanto stack più alto. Ah, non è locato stack più alto, metto. L'ho trollato allora. Vabbè, comunque dovrei fargli un po' di danni. Dai, sono buoni. Trust, bravo. Bravo, bravissimo. Oh, belli però, Questi sono danni non neutri perché non abbiamo Super Saiyan contro. A Zamasu. Molto buoni. Ottimi direi. Bravo Cooler. Bravo Cooler. Vai così, dritto per dritto. Ok. Ovviamente la main vi ricordo che vi dà l'anti-cover e anche l'anti-endurance per ben 20 counts. E guardate qui quanto sta picchiando Cooler. Ma è magnifico. Vai. Niente, sta line-up. Poi questa line-up è full movie. Quindi c'ha le Zink e Bench che sono perfette per tutti e tre. Puoi mettere anche per esempio Gogeta come leader senza avere dell'ultra ability. Inoltre, bene il supporto di Pan, anche gli equipaggiamenti che sono ottimi, quindi si energizzano alla perfezione e si sente, fa davvero bei danni di strike. Manca solo il rosato. Non l'ho preso. Forse pareggiamo di strike? No, ancora meglio, andiamo a vincere direttamente. E allora, secondo game, una pacchia. Adesso manca solo Kid Buu. Allora, siamo contro GT con Goku Super Saiyan. Giusto, Goku Super Saiyan Fruit Band non l'avevo visto. Ok, quindi Monkey Boys, Surcio, Goku Super Saiyan. Ho notato che il mio cooler è 6 stelle. Io vi giuro, non so per quale motivo, ma avevo ricordo di un cooler a 2+. Me lo sono sognato totalmente. Invece sta facendo questi danni a 6 stelle. Apprezzo tantissimo. Ma qui l'abbiamo ammazzato quasi, vediamo. Le 3 strike sono lockate, no, quasi. Dobbiamo anche... va bene. Pensavo mettessi tipo il Surge oppure magari Monkey. È vero che non ho la cover sulla Blast, però potevo resettare la combo e fare più danni. Vabbè, mettiamo Pan, adesso questo è infuocato. Vai. I primi counts di questo Goku sono assurdi. C'è tanti danni, tante combo, poi però muore del tutto. Altra verde. Se prendi Monkey li apro. Vediamo un po' se riesco. Anzi no, con l'ultimate no, perché sarebbero salvati da Goku Super Saiyan 4 LF. Però occhio, in realtà non è vero, perché ho l'anticover. Quindi bravo, ha predittato. Perché potevo fare main ultimate, Goku si entrava con l'anticover ma veniva nullificata e quindi avrei ucciso il sorcio. Però mi sa capo che muore uguale. Lo stiamo bloccando qui? Sì? Ok, morto. Morto, il terrore dei gialli. È per questo, ragazzi, era il terrore dei gialli. Ho rimmaginato nel team più forte del gioco. Lui è il più forte del gioco.
di Counter Strike, anzi quello di meno, ti bisciottava qualsiasi giallo in game, soprattutto i Super Saiyan che erano in meta, perché c'era Gogeta Ultra, c'era Vegito Ultra, stava davvero tantissima gente forte, come c'era Super Saiyan, c'era Mire Gohan, tutti venivano presi e obliterati da questo essere. Meraviglioso, GG. Ok, niente, il gioco non vuole farmi incontrare Kid Buu, però siamo contro GT, quindi posso sfogare la mia rabbia e il mio stress contro le scimmiette. Va bene, vai, ultimo GT puro, anche con tante stelle, quindi occhio, potrebbe riservarci brutte sorprese in realtà. Ok, Blast, andiamo subito alla verde, mettere anche Cooler, magari riesco a lockarlo. Sì, va bene, non lo ammazzo mai, però metà HP in teoria se ne va. Perfetto. Anche una special? No. Switchato. La strike in mid. Ok. Troppo adesso? No. Però qua è rischiato. Qua è rischiato. Eh sì. Mi spiace amico, ma i tuoi monkey vanno al barretto. E allora adesso? Adesso ci possiamo divertire. Vediamo se è un clash di strike. Sì. 948 un pochino puzza, eh. Oggi con i Clash non ci siamo. Oggi con i Clash non ci siamo. Posso far rimanere lui? Mamma mia, danni. Non mi ricordo queste grandi combo da parte tua. Però ormai questo Racing Crash, ripeto, è una costante. Addio Pan. Va bene così, meglio su Pan che su Cooler, su Gogeta. Su questo non ci sta dubbio. Se ti prendo però ti faccio male. Credo che non ti ho preso. Mamma mia, i danni. Questo rischia di ammazzarmi di ultimate. Questo rischia di ammazzarmi di ultimate sul serio. Mettiamo un attimo Gogeta. Ok. Non vorrei rischiare. Ottimo. Bah, in realtà facciamo semplicemente così. Ammazziamo uno dei due e poi via. Sì, il Cooler purtroppo non c'ha difese. Ah beh, il mio ha 6 stelle. Magari voi se l'avete a stelle rosse a 14 vi tanca sicuramente meglio. Il mio ha 6, può fare il suo. Però a danni ci siamo qui dentro. Ci siamo assolutamente. E non ho beccato un kid. Volevo sfondarlo, però vabbè, sarà per la prossima volta. Male. Ultimate. Non gli serve. Mi sa che non gli serve, santo cielo. Curiamoci immediatamente che rischio di morire. Ok, vai. Concludiamo questo game. Ok, calo 3 LF però. GG.